fatto in mente di venire qua così? Ma non si può giocare così, è impossibile. Per chi non dovesse saperlo, Progetto Zomboid è un gioco molto punitivo, molto cattivo. Alcune delle mod lo rendono un pochettino più semplice, arguerei, ma sono, secondo me, rendono il gameplay più interessante. Ad esempio si potranno usare le armi un po' di più perché il sistema di aiming è migliorato, insomma, cose del genere. La questione è anche che, trattandosi di una partita in coop, non ci saranno possibilità di mandare avanti il tempo, e quindi bisognerà anche creare il personaggio pensando a questi aspetti. Io ho resettato il mondo, quindi inizieremo ovviamente dall'inizio. Iniziamo a West Point, ok? E eccoci qua nella schermata di creazione del personaggio. Dato che appunto la run sarà portata avanti, West Point osta? Sì, però la zona è più interessante, secondo me, rispetto ad altre. Vediamo, ma possibilmente moriremo già e basta. Allora, ho preparato un pre che è il meccanico carpentiere. Sì, il blu raggio dove compare l'indirizzo IP. Fatemi tenere tutto, poi quando saprò bene cosa succede capirò. C'è da fare un pensiero su questo, Ecco, tu dici... Che altro carpenteria, hai le trasmissioni televisive all'inizio più tutte le VHS poi per skillarle. Quindi il 125 di bonus exp è anche esagerato, capito? Tu suggeriresti invece elettrica, elettricista come lavoro, quindi proprio passare, cambiare lavoro. Sure, whatever, elettricista, e tolgo, però così ho 6 punti in meno, ah, quello lì, quindi che mi tolgo? Andy, direi. C'è la cam, non si vede. Andy vale... Andy però ti dava il coso di carpenteria. Yeah. Non lo so. Potrei fare Andy e poi aggiungermi un... Forse amateur mechanic. Ah no, però almeno 6. No. L'unica... o è Andy. Fast learner secondo me è prezioso qua. Sì. Allora, che cos'è per chi non dovesse sapere? Questa è la schermata dove scegli i bonus e i malus del tuo personaggio, che impatta abbastanza sulla run. Ma secondo me Electrical, ti puoi leggere i libri. Però conta che la skill più difficile, tra virgolette, da skillare, è anche quella più noiosa. Perché devi smontare gli oggetti. E c'è... sì. Che maintenance non è male. Allora, questo qua cos'è che dà? Ti dà proprio un sacco di roba, Andy. Ti dà carpentry e poi ti dà maintenance con il power up di... No, togliere amateur mechanic e fast reader. Potrebbe essere un'idea. No, secondo me fast reader è importante, soprattutto considerando che non possiamo speedare. Abbiamo messo la mod delle droghe, sì. Quindi un inizio già un po' che non sappiamo bene che cazzo fare. Allora, per togliere 6 punti, organized è forte, molto forte. Io purtroppo non, finché il mondo non va, non posso creare il mio PG. Lo so. Attenzione. Attenzione, c'è il maestro, Martin Sali in persona. Short-sighted, ho visto che nel prossimo vabbè, conspicuous potrebbe anche starci, in effetti. Short-sighted, non lo so, conspicuous con così tanti zombie potrebbe essere fatale. Ce la giochiamo. Facciamolo così. Proviamolo così.
Lo salviamo questo qua come meccanico carpente elettrico. Questo è un bel personaggio, bello, bello Sì. energetico. Insomma, potrebbe essere intensa. C'hai tre skill con il bonus exp, quindi molto buono. Cercheremo di stare in vita, poi se uno gioca safe se la gestisce, basta non fare troppo i pazzoidi. Ripeto, un po' di mod che semplificano la vita ci sono, quindi non è tutto sommato Proviamo male. all'inizio, siamo a posto. Sì. Quindi come sarà fatto il nostro personaggio? Innanzitutto molto sottopeso, ma non è difficile aumentare il proprio peso in Project Zomboid. Abbiamo molta sete, è più facile che gli zombie ci spottino, siamo tendenti alla malattia, ma tanto basta stare attenti, insomma. Smoker, quindi ci serviranno subito delle sigarette, altrimenti viene l'ansia. Weak stomach, tanto non mangiamo roba malata, quindi va bene. E un poco dardo, quindi subito panicato, però anche questo spero di riuscire a gestirlo. In compenso siamo destrorsi. Non vuol dire questo, siamo desterosi, Abili. quindi possiamo trasferire gli oggetti in inventario più veloci. Siamo veloci a leggere, che è importante in una co-op. Siamo degli amatori meccanici, che ci dà un piccolo punto in meccanica, ma soprattutto rende la meccanica più veloce da fare. Siamo dei learner rapidi, siamo organizzati. Che aumenta lo spazio in inventario e siamo handy. Quindi praticamente io mi occuperò di elettrica, carpenteria e meccanica, mentre Generalone nel suo personaggio faccio next, perché così. Ok, qua non si vedono ancora cose che non si devono Così è facile vedere. Faccio scontrare. next, così intanto Generalone può fare il suo personaggio e ci dirà un po' come lo fa. Penso tu abbia già tutto preparato. Noi prepariamo il Devo vedere. nostro ragazzo, considerando che non conta quasi niente quello che impostiamo qui. Se non il nome, che io ci tengo a essere Roberto Ammazza Neonati. Perfetto. Nella scorsa run eravamo Kyle Inculamorti, quindi mi sembra legittimo. Roberto Ammazza Neonati è il nostro protagonista della vicenda, maschio, colore della pelle bianchissimo. Mettiamoci pure dei peli sul petto, come io non riesco a far crescere nel mio corpo vero. Bold, ma no, dai, mettiamo un. Bold spot, ecco, questo mi sembra ragionevole. Colore va bene, stubble non so cosa voglia dire. Bird type, mettiamo una piccola barbarella, poi questo si può cambiare, comunque non vi preoccupate, in Ah, game. cresce, i capelli crescono e anche la barba. Sì. Io mi preparerei in questo modo qua. Come vestiario, assolutamente irrilevante, questi vestiti verranno distrutti rapidamente. L'unica cosa importante è avere le scarpe, serie. Calze, long socks vanno bene. Jeans, ok. Ah, ce li hai gli orari delle trasmissioni? 6, 12, 18, mi ricordo a memoria. 6 in Ok. cucina, 12 carpenteria, 18 sopravvivenza. Ok, vogliamo mettere un piccolo cappello? Una fedora mi sembra un bell'inizio. Piuttosto ho il link delle VHS, così sappiamo cosa ci dà cosa. C'è una mod che ce lo dice. Vabbè, l'abbiamo messo. Ah, sì, è vero. E quindi, mentre Generalone prepara il Non personaggio... posso, Ah, no, ancora? mi sa che Ok. proprio devi startare il Quindi mondo. inizierò da solo, va bene, va bene. Sì, va bene. Quindi Aspetta procedo con un minuto. il magico tasto play, amici della chat, e intanto... innanzitutto rimettiamo il volume di gioco, che se no non riusciamo a fare niente. Eccoci qua. Ma prima del volume di gioco, la intro. Siamo ufficialmente in game, amici della chat.
Tutto è molto importante all'inizio. Oh. Già ci stiamo godendo della carpenteria dalla radio. Siamo spawnati in questa zona. Sento già, eccoci qua. Ho già due zombie fuori, broschi. C, bro, il cazzo, quelli bussano. Vabbè, ma intanto tu non fai rumore. Allora, un inizio scoppiettante, amici della chat. Questa è una porta di uscita? No. Ovviamente non vi sono armi qui e io non ho niente addosso. Potremmo essere già morti. Potrebbe già essere l'inizio di... Allora, ho un coltello da cucina, ma non penso faccia molto. Tutti, questa è una rapina. Ma bro, sono già 5. Io devo colpo. Che cazzo ti è venuto in mente di venire qua così? Ma non si può giocare così, è impossibile. Allora, intanto prima di tutto devi crociarti subito. Hai anche quello che ti fa spottare, quindi figurati. E la run è finita qua, signori. Proviamo, stiamo adesso, calmi. Il problema è che non avendo nessun'arma è impossibile. Cioè, la serie più veloce è esatto. Vabbè, non è un problema, ragazzi, non è un problema, perché basta fare new character e finché abbiamo perso... Scusami, possiamo iniziare non a West Point? Io sono appena spawnato nel Super Chilling, bro. Vabbè, rispawnerò a West Point. Rifaccio il personaggio uguale, carpentiere elettrico. Next. Lo chiamiamo. Guarda, sono entrati in altri ancora. Lo chiamiamo, questo non può più essere lo stesso. Episodio 2, nuova RAI, è un TikTok questo. Cosa, come lo chiamiamo questo? Vabbè, chiamiamolo uguale. Fabio Ammazzaronati. Un ritorno di Fabio Ammazzaronati, potevamo salvarlo, perché ho l'impressione che servirà più volte. Ragazzi, qua, il gioco, ve l'avevo detto che era punitivo o no? Vabbè, l'inizio è sempre difficile. Oh merda, sono rispondato nello stesso posto, bro, dai! Dai! Io ho una forchetta comunque. E non ho paura di usarlo. Ce la faremo, chat. Ce la faremo. Tanto diciamo che rinascere non è un problema, ecco. A me servirebbe un'antenina. Grazie, Nanni, lo so. Ok. Dove sei? Non ti vedo. Sono in delle case. Allora, dobbiamo andare a nord qua, bro. Ah, minchia, io sono proprio... Ok, io sono... Sei a sud? Okay. Vedo una zona illuminata. Sì, è lì, sono lì. Sono ok. Lì. Vediamoci all'angolo. Fai così, visto che io posso rubare le macchine, aspettami tu. Ma non posso aspettarti così come un pollo, dai. Solo che senza armi io non so come gestirla. Con calma, qua con c'ho calma. C'ho tre tipi addosso, bro. Anch'io. Un bel po'. Snicca via. Sì, ma ci fosse almeno una finestra in sto posto.
Forse il bagno c'è una finestra. Non c'è la finestra. Non c'è la finestra manco in bagno, chat. Fuck. Ma fuori sarà pieno. Ecco, uno si è accorto di me. Grazie. Avrei potuto chiudere la porta. Entra, entra, entra. Attenzione! Questa è una casa più grossa. Beh, ho delle pinzette qua, se volessi attaccarli. Ben. Oh cazzo. Ho trovato due tipi nudi. Oh, ho le sigarette, bro. Run svoltata. Non facciamo rumore. Cerchiamo magari le luci. Ok, ho trovato un basto. Posso usarlo come arma almeno. Ok. No, ma perché gli zombie sono qua? Ne ho due fuori, ma non sembrano avermi notato per ora. Oh cazzo! Ecco. Sei morto? No, ma... No, ma non si può fare questa roba di venire in macchina, bro. Te ne tira avanti. Dobbiamo trovare una cazzo di arma decente. Oh, Seven. Sei morto pure tu? Sì. Fai il furbo, ma... Allora, qui da me c'è... C'è del cibo, quantomeno. Oh, uno screwdriver. Beh, ho visto di peggio, dai. Con un cacciavite possiamo cavare gli occhi a qualcuno, chat. Allora, secondo me la nostra migliore speranza è andare qua, dove ci sono meno zombie. Facciamo tutta la... cerchiamo pian pianino, facciamo delle piccole run. Andiamo contro il mare e proseguiamo qui dove dovrebbe essere meno popolato, ok? Adesso posso lootare con un pelo più di calma, sapendo che in caso ho occasione di svuotare le cose. Abbiamo già sete, ovviamente, per via di come è fatto il nostro personaggio. Non abbiamo un orologio, non abbiamo una minchia. Ecco qua, ci sono dei ragazzi fuori. Juice box. Juice box. Anche di cibo in questa casa non c'è niente, in altre c'era più roba. Non abbiamo una pentola. Ah, close curtain, please. Io suono sempre in cento. Oh, una crowbar. Buona questa. Perché non me la fai chiudere? Crowbar è buono, sì. Spatula non mi sembra. Ah, empty cooking pot. Ok. Cioccolato. Don't mind if I do. Peanut butter. Dobbiamo mettere su grassi, in effetti. Quindi tutte le porcate vanno bene. Il gioco è ambientato negli anni 90, circa, credo. Sì, 90-30, eh. Ci sono un po' di libri inutili, c'è un carpenteria. Mi sembra che qua l'unica... Ok, c'è Electricity Volume 1, che forse non mi serve neanche a me. E poi carpenteria. Forse non mi serve perché io sono nato con un po' di quella roba, vero? Sì, esatto, elettrica c'è già il 3. Però te sì. Serve. Allora, chat. Che è buono elettrica già il 3 perché così puoi già usare i generatori. Sì. Io andrei su di qua e vediamo cosa succede. Beh, è giorno.
questo almeno ci permette di vedere un po' in giro. Ci sono tre ragazzi qua, un ragazzo qua, due ragazzi che incontrano una ragazza. Orologio? L'orologio non sarebbe male. Bel grinder, glielo prendiamo. Ho trovato un fucile, Due fucili? Vabbè, si gode. Dimmi che non servono... ma non ci sono... Quello è morto di infarto. Ok, io in realtà ho un fucile da darti, Però non ho tante munizioni. No, vabbè, abbiamo bisogno di... Allora, io vorrei una bottiglietta d'acqua, if possible. Empty kettle forse funziona per l'acqua. Yeah. Il quadrato di censura è per... l'indirizzo IP che si vede quando entro, ma credo di poterlo togliere. So, non adesso, fatemi un attimo... Ah, secondo me canned cose non ci servono particolarmente. Siamo alla ricerca di armi, un accendino. Vabbè, siamo alla ricerca di tutto. Libri eventuali utili. Tailoring, livello 1. Ok. Beh, che possiamo poi sempre tornarci qua. Comunque ti dirò, qua non è malissimo, E senza mod? No, ce ne sono un botto di mod. Un esclamativo collection anche, va bene. Una flashlight per amarsi. Mm-hmm. Forse la casa in cui sono io non è così male per iniziare, sai? Io sto cercando di arrivare verso i treppiedi. Anche perché macchine non... Ti dico, secondo me questa casa che ho io è un buon inizio, sai? Le tende sono abbastanza coperte e... Ho un pelino pulito la zona. Secondo me ci può stare se vieni a vivere qua. Ci sono pure due letti. Oh, aspetta che forse ho dato... un'auto, però non me la tirerei troppo perché sono incidentato. Porco zio! A posto, a posto. Mi deve aver visto da distante la merda. Ok. Tu un orologio l'hai trovato? No. Allora vado un po' in giro intorno a pulire. Qua dovrebbe esserci ancora dei tizi. Oltre che me stesso di prima. Sono tre. Sono veramente una. Il ritorno di progetto Zomboid e Pog. Ho bisogno che muori in fretta, tizio. Ho trovato una pipetta per la Matt. Ottimo. Ma vediamo prima in casa chi c'è. Nessuno. Ok. Ho già Daredevil.
Numero 29. Fishing, ok. Eccola lì, perfetto. No, il cacciavite dura un po'. Bisogna cercarne un altro, certo, questo è ovviamente l'obiettivo. A quanto pare puoi fargli un one shot del genere. Ok. Cartine. Allora, ho liberato anche qua, se vuoi, una dependance. Oh, purtroppo mi sono perso una lezione alle 6 perché... Oh. Vabbè. Io sono rimorto, ma ci stanno. Sì, la radio mo me la rubo. Abbiamo mangiato delle fragole crude, queste le portiamo nel frigo di là. Ah, inizio a prendere tutte le cose che sono di qua e portarle di là. Sì. Libri non si potranno mai prendere tutti, ce ne sono tantissimi. Ho rispawnato nella stessa casa di prima. Sì, anch'io. Ok, siamo encumbered, chat, quindi se becchiamo qualcuno siamo rovinati. Facciamo così, piccoli passi. La corrente quando sarà, ma comunque qua iniziamo a Westpoint, cioè l'early game è terrificante. Forse sarei dovuto passare di là, che avevo già pulito. Di qua non so bene chi c'è. Andiamo in cucina. Mi dà solo fastidio di non poter... Congeliamo questa roba. E qua ci mettiamo food. Food non perishable. Quindi rimettiamo tutto qua. Poi la roba da droga la mettiamo qui, che mi sembra un comodino da droga perfetto questo. Quindi ci mettiamo la pipetta, rolling papers, maple syrup. Ah, poi abbiamo ancora un po' di cose da cucina. Chiudi la tenda da fuori. Ah, se vado da fuori me la fa chiudere questa? Perché da qua non me la fa chiudere. Ah no, sì, te la fa chiudere. No. Da dentro no, purtroppo. Ah. C'è un piatto in frigo. Ho sbagliato. Okay. Allora, questo lo indossiamo, così si leva dai coglioni. Plate. Ok. Poi fishing qua. L'80% di questo gioco è mettere cose negli inventari, eh? Io vi avverto, preparatevi. Duct tape. Aspetta, qua non c'era un... Ok, qua. Perfetto. Qua mettiamo, rimettiamo praticamente le cose che abbiamo trovato prima. Il bello è che c'ho già una sega, quindi possiamo farci, se troviamo un coltello possiamo farci le lance. Maple syrup lo teniamo per mangiare. Empty cooking pot lo rimettiamo in cucina. Piazziamo anche la radio prima che sia ora di. La mettiamo qua sul tavolo. Ok. Ok, un inizio scoppiettante, chat, ma ce la siamo gestita, dai. Abbiamo bisogno sicuramente di altro cibo un po' ignorante. Non l'ho messa per terra, l'ho messa sul tavolo. O l'ho messa per terra? Ah, l'ho messa per terra. Perfetto.
che questo, ok. Ok, così. Teniamola spenta per ora, direi. Ma sei tu quello con la macchina? No. Come no? No. Bro, c'è qualcuno. Forse quella macchina non la vedevamo prima. Boh, vabbè. Oh merda, inizia a avere l'ansia. Se non accendino il più presto, bro. Carpenteria eccetera, soltanto alla TV la becchiamo? Yes. Oh merda, non c'è una TV in questa casa. Male. Che schifo. E neanche quella. Anche quella delle 12 che... carpenteria. Quindi la prossima. Quindi dobbiamo cercare una TV. Ma sono dei poveracci in sta zona, mi sa. Sì, farmi delle band è una buona idea. Basta che strappi dei vestiti. Sì, sì, sì. Adesso processo questi due ragazzi. E poi andiamo, dobbiamo vendere altre case. Ah, prendi i vestiti degli zombie morti e fai strap. Quest'auto non può non avere benzina, perché cazzo, perfetto. Dai. Andiamo a vedere questa casa qua sotto, chat, alla ricerca di una TV. Allora, la zonina che ho io qua è abbastanza ok, per ora. Ho fatto pulizia, ho ucciso un po' di gente... Dai. Non che si andate a cercarle, sono venuti tutti loro a me, ma ok, qua c'è ancora una dottore, due dottori. Perfetto. Quattro, oh merda, quattro è too much, secondo me. Però ci devo entrare in sta casa in qualche modo. Tutto progettato, cioè, tranquilli. Screwdriver, il problema è che a volte rimane piantato nella persona. Però ha una buona durata, eh. Oh, ho trovato la TV. Ovviamente pesa un quintale. Meglio pulire fuori prima, secondo me. Ok, sto arrivando. Trovato l'auto. Sì, ma non mi portare qua troppa gente. Ha attirato della gente. Non so dove, in realtà. Ah merda, non ero su dei lì.
Ok, ok. Sì, sì, sono stupido. Mi sono perso 10 minuti. Non so cosa comporterà questo. Qualcosina dovremmo fare. Abbiamo fatto più uno di carpentry. Easy. Solo ne tenerà di più, secondo me. Ma 10 minuti me li sono persi. Sotto c'è una mod in realtà che ci dice cosa stiamo livellando. Ok, ok. Good, good. E ci sono... Tanto un po' di amici, se vuoi. No, no. Non portarmi nessuno che già così... Vabbè, li ammazzo in macchina, poi ti... Se venissi a incontrarmi da... Oh, can opener, bro! Huge! Kitchen knife, huge! Sento la porta, sento la macchina. Possiamo farci le armi? Delle spears. Beh, mi sa che non ti accorgi di cosa sta succedendo fuori. Comunque ti ha scritto Max Power. Max Power mi ha scritto. Ah, certo, certo. Bro. Bro. Questi sono tutti cazzi tuoi, eh. Sì, non ti preoccupare, fra. Ho il mio piccolo caro armato personale. Io te ne ammazzo uno dietro col cacciavite. Guarda che bello, bro. Qua sai quanto farmo di sartoria poi con tutti sti cadaveri? Tipica... Ma quella macchina funziona invece? Funzionerà, non ti preoccupare. Non avevo tempo per fermarmi. L'ho presa su e basta, era bella, quindi... Ma sì, le macchine, le prime auto, ragazzi, in zomboide, finisce così. Naturalmente. Oh, c'è Italo Calvino, un libro di Italo Calvino, godo. Oh, anche il motore è ancora verde, quindi... Guinzaglio, se sei into that type of shit. Non credo. Mi sa che il motore non era molto verde. Ma me lo sa... No. Vieni a vedere che bello. Sì, aspetta che sono... Ho preso delle cose utili. Oh, ragazzi, nella cazzo di Apocalisse è ovvio che può capitare... la voglia di chiavare, eh. Ok, io ho trovato roba buona, eh. Buona seria. Devo solo svuotare. Ho appena ammazzato uno sbirro con il fucile dietro, quindi... Questa hai detto che è roba mia, quindi il fucile è mio. Bastardo. Sure. Allora. Beh, te lo scambierò per del sano cibo. Ah. Peccato che ho messo l'abilità cuoco. Quindi sa che sarà il contrario. Io ti do il cibo, per entrambi, voilà. Can opener... Allora, c'ho un altro martello per te. Guarda che bel lavoretto. Adesso vengo a guardare. Olla. Ci serve una... io sono un fumatore, non so te. Io sono sia fumatore che fumatore d'erba. Eccoci qua. Ci serve... ci serve... del...
Ci serve, che cazzo ci serve? Un accendino. Il prima possibile. Se sali in macchina puoi accendertelo con accendisigari. Ah, buono. Ma credo, vediamo. No, forse no. Ah, no, forse perché non ho le sigarette. Tra l'altro in sta casa c'è il pavimento che per qualche motivo è rovinato, non so perché. Qualcuno deve averci... No, il legno si rovina sempre. Fatto dei lavori. Ma è così il parquet. Ogni tanto è un attimo, qualche asse si imbarca, eh. Ah, vengo a vedere il tuo disastro. Allora, questo è un bel... Vediamo... capolavoro. Questo è un inizio interessante qua, un bel centro. Ma non posso, vedete che non posso. Forse posso fare open window. Ma io non ho i ricordi che da fuori puoi chiudere le finestre. Come ti tocca per forza togliere il mobile e... Non può essere. Se bestemmiare, eh. Attenzione, il tizio è in un'opera di pathfinding. Sarebbe solo una cosa di benzina. Oh, Alfa Passager, buono. Vai, cioè... terremo la porta aperta, va. Cioè, perché? Non le porte, va. Le finestre? Ah, mi sa che non posso anche più, devo chiuderlo da fuori. Massima, tanto questa base è proprio per l'inizio, poi ne facciamo una serie da qualche parte. Certo. No, è proprio come è messa la cucina. Teniamola così e basta. Beh, carino qua. Minchia, già hai fatto una strage già. Ho trovato degli orologi. Ah, anch'io me lo faccio. Facciamo matches. Doppio orologio come Luis. Anch'io, sì sì, io sempre doppio orologio. Perfò. Hai due braccia apposta. C'è una satchel se vuoi. Io ho trovato un funny pack con una pistola. Mi serviva uno zainetto. Io uno zainetto l'ho trovato. C'è un satchel. Te lo prendo, poi te lo do dopo. Vai, vai, vai. Ah, un'altra school bag qui. Oh, del crack e del tabacco, buono. Ottimo, ottimo. Braccialetto dell'amicizia. Una mappa di Louisville. Vabbè, le mappe in realtà no, non servono. Quelle segnate più che altro. Ho trovato una pistola. Questo c'è un coltello piantato nel corpo. Uno screwdriver. Oh, la speed! Let's go. La speed. La droga. What? Non l'ho mai trovata, bro. Ah? Boh. Dov'è lo zainetto? Te l'ho preso io. Matches, screwdriver. Qua li teniamo qua gli zombie che dopo passo e mi farmo un po' di... comincio già a fermare... Ti ho messo lo zaino per terra e anche la satchel se vuoi. Scegli tu. Ah. Forse c'è qualcosa nella satchel. No, lo zaino mi sa che è più... Oh! Ah, ma sei tu che mi hai spostato. Sì, è generalone, chat. Ok, siamo messi recentemente, quindi fino alle 6 di stamattina non c'è più altra trasmissione. Alle 18. Alle 18, ok. 18 è sopravvivenza. Una e allora andiamo, prendo la TV che sta qua, sì, sotto. Tu prova a fare un piccolo, se sei minimamente armato, un piccolo roundabout a vedere che non ci sia roba. Ma le luci in sta cazzo di casa dove cazzo sono? Non ci sono. Ma come? Bro, non le trovo da nessuna parte. Lascio tutte le porte aperte. Che maiale. Allora, le armi possiamo metterle in questa cassettiera.
C'era lo sbirro. Mi sa che l'hai preso tu l'arma dello sbirro. Sì, sì, ho trovato io delle cose. Armi, droghe, le mettiamo in bagno. Tutto molto provvisorio, ovviamente, ma giusto per avere un'idea. Droghe in bagno. Mi devo accendere una siga, perché sto iniziando a essere... Sono anche stanco. Ho fame. Comincia. Insomma, i classici necessaire. Ah no, questa era la cosa delle droghe. Vabbè, metto in bagno. Questo lo usiamo per cose generiche. Un hammer me lo tengo di coso. Kitchen knife, possiamo andare a prendere un po' di... Wood glue. Wood glue. Allora, ho preso anche una kettle per l'acqua. Non so se anche tu sei... No, no, io l'ho tolto quello dell'acqua perché era invivibile. Più che altro perché non me ne accorgo e quindi dopo un po' muoio di sete. Sono sudato a quanto pare, però non fa nessun effetto, quindi a un certo punto... Se trovi un asciugamano, ti rallenta. Trovi un asciugamano, un canovaccio super asciugare. No, il 15% dice che non fa effetto. Vabbè, comunque con gli asciugamani e i canovacci ti puoi asciugare. Ah, ce n'era uno nell'altra casa. Devo andare a prendere la TV. A che ora era? 18, 18, tra un'ora e 10. Ah, io ho già 40 stracci, quindi... Buono, sì. Fare sti cosi di zombie è buono per farmarmi tailoring. Porto la TV in casa, bro. Com'è? Porto la TV. Ah, ok, ok. Queste case sono lootate più o meno, nel senso possiamo prenderci altri libri, possiamo prendere un po', però le cose principali dovrei averle prese. Io direi che all'inizio ci servono libri, dovremmo andare a guardare librerie e dove ci sono le VHS e poi cibo, sono le più importanti. Niente, non so se cazzo sia... Ah, mi sto ferendo. Tanto il cibo finché non si stacca la corrente, 2 settimane ce l'abbiamo di tempo. Cazzo si ruota questo? R non va? Non mi ricordo più come si... Tieni premuto tasto destro e gira il mouse. O sinistro, no? Ah, vabbè, sì. Piazzalo e poi fai ruota. Eccolo lì. Ma poi non clicca. Vabbè, senti. Ah, perché non si può piazzare per terra. Forse. Ah, sì, lo puoi mettere per terra. Ah, ma c'era la TV! Ah, no. Scherza, sono veramente rincoglionito. Vabbè, la mettiamo qua. A posto. Anche perché ho l'ansia che sto... Vedi che mi stavo ferendo. Ti spacchi un po' la schiena, vabbè. Ho capito. Dove cazzo è la luce? Questa cosa mi manda i pazzi. Dov'è la luce di sta minchia di casa? Non c'aveva le luci sto tipo. Così. Viveva di puro... Troppe stanze per i miei gusti. Devo venire a bere perché ho sete. Ah, ma la casa è quella lì. Non ci sono interruttori. E tu li vedi? No. Quindi. Cioè, la cosa... La tenda che non si può chiudere. Aspetta. Fammi vedere. Madonna. Ah, ma ho capito perché non te la fa chiudere, bro. Perché c'è il mobile. Ti conta il mobile qua in fondo. Lo so. Però è l'unica. In realtà il resto c'ha tutte le tende già. Oh, tira di trasmissione, bro. Arrivo. Dov'è? Minchia, credevo fossi uno zombie, mi sono cagato addosso. Le prime volte ti caghi, quando stai giocando con qualcuno ti caghi addosso. E ci mettiamo qua. Questo deve essere un a caso tra pesca e foraging, trapping.
Ok. Allora, rip sheets me lo metto qua. Sigarette me le metto nello zaino. Non mi ricordo se poi me le sposto da solo, sinceramente. Vabbè. Kitchen knife metto nello zaino. Hammer metto nello zaino. Oh. Siamo ben mangiati. Devo solo andarmi a fumare una sigaretta, assolutamente. Se no, qua l'ansia si fa seria, eh. Faccio anche meno danno, Mili. Poi sono un po' exertato. Devo io ho dei fiammiferi. Ah. Allora guarda a terra. Cosa ci ha dato? Pesca. E ci fumiamo la nostra bella sigarettina. Ah, solo i fiammiferi me li sposto nell'altro. No, poi te li rimette. Poi te li rimette. Se stai fermo, alla fine te li rimette dove erano. Ah, fico. Ok, buono. Tu come stai messo a livello di stanchezza? Ma sto bene. Ho un po' di un po' di fame. Aspetta, prendiamo solo qualcosa da mangiare. No, qua io ho riempito bene i frighi dalle tre case di fianco, eh. Prendiamo la TV. Chat, alle 6 di mattina, ricordiamoci. Cioè... Ci possiamo mettere la sveglia sul digital watch. Set alarm 5:50 e siamo 5:40, dai. E... Ah, questa però almeno chiudiamola, bro. Sì, non devo più entrare da lì. No. Entriamo dalle porte. Allora. Faccio una zuppa, qualcosa intanto. Sì, sei tu lo chef. Ah, i cadaveri li abbiamo guardati abbastanza bene. Qua c'è un laghetto. No, questo. Ah, questo è buono da provare a fare. A pulire. A scuola, eh sì. È tosta, ma. Ah, quando abbiamo un album di entrambi ce la dovremmo fare. Ok, ci sono 5 zombie davanti a casa, bro. Io li processerei prima di dormire, o dormiamo e basta. Con la macchina, con la macchina. Spenditi la macchina. Tanto ho collegato i cavi, quindi. No, andiamo uno a piedi e uno in macchina, secondo me. Così li smaltiamo di più. Come funzionano i libri? Niente, li leggi e questo ti dà delle informazioni. Di libri ne ho già beccati di molto interessanti, eh. I libri li leggi ti danno moltiplicatore XP, mentre i VHS ti danno abilità vere e proprie. Proprio come se facessi la cosa, esatto. Tipo, io qua ho Carpentry, c'ho Carpentry 2, Carpentry 3, Elettrica 1, Fishing 2, Fishing 3. Leggi. Tutto quello che puoi leggere lo leggerei, sai. Of course. Volevo forse che siamo... Io sono già un po' stanco e c'ho 80% in meno di melee damage. Ma no, facciamo domani. Facciamoci una serata di lettura. Se fai tasto destro su una sedia e se ti siedi o fai riposa, te la ridà quella stazza. Intanto leggo. Si possono fare entrambi insieme. Esatto. Leggi e siediti sul pavimento, così ti riposi. Allora, tenderei a fare Carpentry. Fishing 1 ce l'ho già, in realtà. Non so perché. Ma un libro ti dà 2 livelli di moltiplicatore. Ogni libro. E lo so, ma devi avere almeno... di livello 3-4. Ok, quindi non posso ancora leggerlo. Carpentry al 2 me lo dà per il 3-4. Io sono al 3, quindi ci leggiamo Carpentry. Quindi TV da mangiare di libro? No, sono 2 cose diverse. Uno ti dà più valore per il tempo che passi alla TV e l'altro ti dà la vera skill. Se leggi solo libri non serve a niente. Quindi in questo senso, sì. Come faccio a sedermi e leggere? Ti lascio mezza zuppa pronta nel forno, dentro il forno, eh? Sì. La siedi sul pavimento mentre leggi. Ok. Sono parecchio stanco, eh. No. Tu cosa ti leggi? Electricity 1.
Ah, puoi girare su te stesso? Ma in realtà poi in tre abbiamo anche la mod che ti fa... Ah, l'abbiamo tolta col mirino. Ah, c'era la mod che ti faceva anche camminare mentre leggevi. Ma l'abbiamo tolta. Ma sì, tanto che cazzo... E allora, scusatemi, vi ho completamente ignorati perché avete visto un inizio caldo. Coals, grazie per i 5. Gregorio, grazie per i 23. Benny, grazie per gli 11. Filber, grazie per i 17. Considerate che in questa run ci saranno dei momenti di lettura così, Scusa, quindi... che stai morendo di sonno. Scusami, finisco di leggere e ti lascio delle vitamine, che quelle ti tolgono il sonno. Vabbè, intanto dormiamo, no? Io non sprecherei... Ah, boh, sì. Eh no. Sì, tanto la sveglia. Sì, al massimo le prendo la mattina. Sì, sì, sì. Perché si vede che ho camminato parecchio. Oppure perché sono... Cosa cazzo c'ho io? Che sono... Coglione. Hai fatto tante... Tanto via, tanto... Tanto sforzo. Sì, ho portato un sacco di cose. A mezzanotte il primo giorno non c'è la TV? Ma ti dà noia, cioè questa roba è toglie solo la noia alle altre trasmissioni. Per fare un server bisogna comprarlo? Sì, credo. Penso di sì, però. Quanta acqua abbiamo ancora qua dentro? 40%, ok. Comunque io direi, allora, domani possiamo già andare a cercare un po' di legno. Chi di noi ha più... Io andrei a cercare già, andrei a editare qualche libreria e qualche hitviz. Aspetta, fammi vedere la mappa. Sì, da sistemarci subito libri e VHS. Enigma Bookshop, minchia. Ma dato che abbiamo la macchina, potremmo anche ipotizzare, no? Magari non domani, che guardiamo un po' cosa abbiamo intorno, cerchiamo... qualche altra armeretta. Però io tenderei ad andare in alto a sinistra come zona, che dovrebbe essere poco popolata. Ah, oh, merda, non legge. In alto a sinistra dici tu? Sì. Non posso aprire la mappa perché sennò... Ah, io sto guardando quella online. Quella, la casa nera, lì il magazzino nero, lì è buono, non c'è, e abbiamo spazio e possiamo anche pescare. Con circa facilità. Sì. E poi ci facciamo le single run per andare a prenderci le cose. Dove è una gas. Però anche essere vicino a una gas station non è male. Ma sicuramente possiamo cercare di andare a vedere qualcosa... Però secondo me ha senso all'inizio andare là, con la macchina portiamo le cose. È una good call, a mio modesto parere. Ci facciamo una baseretta lì, smontiamo due cose. Per lootare è un po' scomoda, ma abbiamo la macchina e lootiamo così. Poi diciamo, questa qua è una zona circa safe per il momento, quindi... Fino a che ora leggiamo, secondo te? Dai. Vabbè, ci metti ancora a metà. Fino a mezzanotte. Ecco, quando fai le run in solitaria, qua puoi speedare il tempo, chat. Però a parte noi... che poi in realtà puoi metterlo via e ti stoppa la pagina che ti sei... Sì, sì, certo. Stiamo leggendo Carpentry. Io cercherei per la domani... Andrei a dormire, finito il libro e poi cercare, perché mi sa che alle 6 non ci svegliamo così. Io la sveglia, ci svegliamo per forza. Ok, ci saremmo già mezzi morti. Poi vabbè, ti prendi le vitamine. In realtà se abbiamo letti buoni restiamo più in fretta, non so come dire in italiano. Sì, sì. Ci riposiamo più in fretta. Sta. Ok, io ho finito il libro. Io quasi. Vado a dormire, buonanotte. Buonanotte, cazzo. Quasi quasi lascio la TV accesa e domani ci si sveglia già con la TV giusta. Dorme se c'è la TV accesa? Sì, sì, sì. Dorme anche con la luce accesa.
Allora fammi mettere la sveglia giusta, giusta alle... La mette lui la sveglia. C'ho anch'io, ma la mette lui. Alle 5.50. Così. Vai, vai, svegliati, svegliati. Tieni su. Sì, sì. Io ho dormito qua, dove c'è la TV. Ah, no, di là c'è un letto matrimoniale. Allora, 10 minuti, mi piglio un libro e leggo. Eccolo, eccolo. Vieni, vieni. Ah, beh, in realtà sì, possiamo leggere anche quella nella TV, hai ragione. Qualche pagina, niente di che. Skill level... Ah no, niente, non posso leggere questo, scherzo, ho preso quello sbagliato, sti cazzi. Zitto, Angue, arrivo. Ho niente da mangiare, emo. E lo so, si spaccano subito per via di maintenance, però io un maintenance ce l'ho, in realtà, e poi mi si livella. Ah no, non ce l'ho uno di maintenance. Ah sì, sì, vedi che ce l'ho. Cook show! No, non me ne frega un cazzo, vabbè. E a che ora è Carpentry? Eccomi, è 12. Ok, alle 12 dobbiamo essere qua. Purtroppo ho preso il libro sbagliato. Comunque se hai fame, mezza zuppa dentro il forno c'è, eh? Sì, sì, mo mangio quella, infatti. Le zuppe sono fortissime, sono droghe. Cooking up e si vola. Qua un livello lo facciamo di sicuro, se ricordo bene. Sì, senza il moltiplicatore 1. Vabbè, tanto ci sei tu per cucinare, quindi sti cazzi. Sì, sì, sono già il 3 e mezzo quelli. Io alla fine ho fatto cuoco e sarto e farming. Perfetto, quindi tu fai più roba da mangiare, io faccio più building. L'importante è che ci diamo priorità su quelle. Sì, sì, sì. In realtà tu sei ottimo da solo perché puoi carpenteria e puoi già usare i generatori. Quindi per l'acqua e per l'elettricità siamo a posto. Oh. Solo finisco dopo, tanto scherzo. Metal work. Ok, allora... Ah, dove... Fammi vedere un po' dove hai messo le robe. Qua cosa c'è? Perché io ho tipo 83 stracci puliti. Ma mettili in bagno, quelli. Nel forno c'è la zuppa freshly cooked. Eat... Ah, drink all. E voilà. Antidepressivi. Una bella mangiata. Le armi invece le mettiamo? Qua. Le armi le sto mettendo nella stanza in alto a destra. Dove ho dormito io qui. Sì, in questa cassettiera qua. Va bene. Allora, qua c'è una mini forestina dove cercherei del legno. Non so se possiamo trovarlo in realtà. O forse appunto possiamo... Sei lascia. No, c'ho la sega. Non va bene. No. Se me lascia per abbattere gli alberi. Andiamoci a fare allora queste case qua su. Sì, facciamoci queste tre casette. Sono nelle case sopra io, mm-hmm. C'è anche un garaggino. Ok, c'è gente. Vieni qua. C'è uno dentro. Che cazzo è aperto la porta? Ah no. Di qua sì, di qua te. E andiamoci a fare il ganzo. Qua, voilà. Nulla di interessante. Trap.
looping, ok, per suonare la musica, perché no? Cibo. Oh, il latte ci serve, eh? Per? Che poi, per fare poi l'insetticida. Sento rumore. Provo già sopra. Oh, merda, bro. Fuori è pieno. C'è. 5-6 anche di più fuori. No, secondo me è da macchina, Sì. Ma se invece andiamo a lottare già un gangster che è in una zona giù ma poco affollata. Io queste tre casettine qua le farei, bro. Tanto. Perché? Così abbiamo qualche. Cioè, gli screwdriver sono un po' una merda come arma melee. Sì, precisamente. Vado a prendere una macchina. Vai, vai, vai. Sono, cerco roba al piano di sopra. Che le case non è che ci lutti roba, così tanta roba, eh. No, però un po' di cibo. Qua c'è un garaggetto. Insomma. Ho una duffel bag. Non va. Macchina rossa? Sì, sì, sì. No, c'è altra gente pure qua, bro. Però sono tre. Questa macchina è chiusa. Sì, quella lì la devo ancora... Sono super accessi. Non penso di aver bisogno di te, ma... Sto uccidendosi due stronzi. Ok, questi c'erano degli zaino forse migliori, 20 sig. Fanny pack, let's go. Una purse con dentro un'arma, ok. Arrivo. Quelli erano studenti, c'erano tutti lo zaino da studenti. Oh merda, non so se ci passo qua. Oh, empty gas can, eh? Due. Modo. Nel garage? Sì, sì, sì. C'è anche una plank, serve, non so se... Potrebbe. Sono molti qui, eh. Ma in realtà... dove sei? Ah, arrivo. Aspetta, perché mi sa che abbiamo messo delle cose che mi puoi mettere sotto, vero? Sì, ma non ti faccio danni, ti... Aspetta. Sono auto lì da, no, da fottersi. No. Quindi ci lascio qua la macchina? No, perché? Faccio il passo indietro. Allora, carica la roba in nel baule, allora, almeno, qui abbiamo più inventario. E torno indietro.
Ok. Sì, la macchina si rompe, però all'inizio, non avendo altri modi di processarli, diciamo. Ma non metti solo le cose nel baule. Ah, minchia, sono un coglione. Ma aspetta, perché? Così ti svuoti l'inventario, bro. Stavo mettendo. Sono qua dietro. Ma sei fuori. Ho sentito dei rumori strani. Ok, a posto? Un attimo. Vabbè. Che cazzo? Ok. Vai nella casa successiva. Perfetto. Ups. Oh, la macchina la lascio qua. Poi dopo al massimo spostiamo un po'. Benzina è quasi finita, dobbiamo andare alla gas station. Ah, ti sei trovato uno zaino serio tu. Sì, c'è una duffel bag in casa. Beh, serio, è da... Sì. Meglio dello zainettino di merda, eh? Ma scusa. Sei un maiale. Ma sì, tanto mica ce lo usiamo come casa, no? No. Però... rispetto. Di chi? Oh, ricordiamoci la TV... a mezzogiorno. La sveglia, la sveglia. Oh, Griddle Pen me la ciuccio, che fa sempre bene. Sì, sì. Dish Towel, vedi? Prova Dish Towel, Dry Self. Ah, sì, mi ricordo. Sto morendo di fame. C'è qualcosa da mangiare? Mi sa che proprio... c'era un alapigno. Va. Va. Un cazzo. Ho un sewing kit. Sapone, carta igienica, colonia. Non è buono, eh? Igienica. Oddio, no. Madonna, queste scale sono scale assassine. Satchel con del pane dentro. Non mi sembra il caso. Un cardigan. Belt serve qualcosa? No, ce l'abbiamo già di base la belt. Eccola dove puoi mettere... Okay. Anch'io, merda, anch'io mi sono buttato dalle scale. Sono assassine quelle scale. Okay, quindi se sei caricato... Cosa abbiamo fatto? Andiamo a vedere l'altra? Mm-hmm. Che diluvio universale. E qua c'è un signore. Un altro signore qua. Vediamo se processava il... se proteggeva la finestra. Qua è aperto, aperto. Ok, la TV sai che forse possiamo vedercela qua. Colla, sì. Buona per la legna, per riparare mi pare, no? Le mazze o anche per meccanic, per riparare auto. Ma qua c'è roba fresh, me la prendo. Un'altra griddle pan, buono. No, io se l'hai già preso tu, se l'hai già preso. O le radio controllare sempre, che ci magari c'è la stazione di emergenza. No, non c'è un cazzo. Fottiti la batteria eventualmente. Ma in realtà la smantello, visto che ho cosato elettrica. Coletta elettrica. Il gioco al computer serve qualcosa? Non che io sappia. Il computer serve qualcosa con qualche mod. Tipo...
con la mod del vaccino dovevi lo mettevi accanto a un altro oggetto per farti le analisi, tipo. Ma la carta igienica sarà qualcosa? Per arrollarsi le canne. Quindi... Ha già una penna per la mappa. O soap, prendilo, eh. Shop. Il soap è buono. Mel. Questa cosa l'abbiamo fatta. Ciao, grande San Pietrone. Antonio, complimenti per la tua compagnia. Complimenti a te per essere qui. Poi mezzogiorno, bro. Oh, cazzo. O sopra c'è un misterioso oggetto. Time, life and living. Let's go. Noi se abbiamo qualcosina da leggere per caso. Mi sa che non ho preso un cazzo. Aware on front. Ho trovato una pistolina dentro un fanny pack. Mi sa che è una delle mod che mi hai fatto mettere tu, eh. Sì, sì, ma ci sta. Molto sì, americano. Sì, mod Arsenal 26, infatti. Oh, ho fatto livello di carpenteria. Quanto sei tu di carpenteria? 4. 4 un po'. Però devo leggere un libro stasera. Buonissimo, intanto mi pare l'8 sia il livello che ci serve. Per i barili di raccolta. Sì, giusto, giusto. Ok, penso sia finita, no? Sì, finisce a 20 minuti. Sì, sì, è finita. Ok, e... Una bottiglietta, no, non c'è una cosa, ma ci sono quattro tizi. Smazziamoceli. Che dentro questi casolari puoi trovare roba seria. Ah, qui c'è un'arma già più affascinante. Non so come cazzo fightare in due, sai? Un po' la merda. Perché l'agro la prende uno. Quanto pare... Ah, quello è vivo. Non so, non so neanche come cazzo aiutarti. Ok. Ce n'hai uno per terra, occhio. Bastardo, non... Ma? Ok. Sono un cazzo, non c'è niente. Easy. Ah, ma mi sa che di questi c'è bisogno. C'è ancora un tizio. Niente, c'è bisogno del meltatore. Per piede di porco in teoria potremmo sforzarlo. Non ce l'hai? No, mi sa di no. È morto. No. Niente. E bah, allora qui abbiamo fatto un po' di cose. Ho un po'. Perché ho paura? No, ancora per quelli di prima. Ah, perché hai paura. Allora, qua sotto c'è anche una zona, un verde che mi sa che è un negozio di cibo. Boh. È un candy shop tipo. Allora, dobbiamo svuotare un po' di inventari. Io mi do una sigaretta che qua la situazione si è fatta tesa. Però mi sa che ho lasciato le sigarette in macchina. Via. Yeah. È un alimentare. Però è chiuso. C'era un cazzo di... Ah, configure container.
Food non perishable. Oh, questo ti Quindi va. adesso in teoria se ci metto tipo questi due. Questa è una mod interessante, ma non sembra voler funzionare particolarmente. Cioè, se io c'entro solo food non perishable, dovrebbe soltanto accettarmi food non perishable, in teoria. Dovrebbe funzionare così. Non so più come cazzo funziona. Forse non funziona più. Prova a togliere il caffè e il tè. Ah, perché tu dici ci sono cose già non. Però boh, più che selezionare qui non vedo molte altre opzioni. Oh Gesù. Riesci a venire da me con un'auto? Di cosa necessiti? Di mettere qua tutto sto cibo perché sto svuotando sto negozietto. Ah, sei andato al negozio? Yes. Eh Ma in sì. realtà boh, è che mi spacco la schiena, però forse riesco a prendermi tutto. Quella mod non sembra funzionare, purtroppo, perché è una ottima mod. Quindi vuoi che venga con la macchina? Perché stavo svuotando io stesso la Se macchina. riesci, sì. In realtà ho tutto. In realtà, quindi ma di cazzo, arrivo. Vado direttamente a casa, eh. Spaccare un po' la schiena. Le gas can possiamo tenere pure una macchina, forse. Cioè, ma vuoi dirmi che tutti questi zombie che non c'è nessuno aveva un qualche semino, niente? E le gas can le ho lasciate direttamente nella macchina. Secondo me una run al gas station è importante, però volevo prima provare a farmi una. Poi i libri io li dividerei da una parte, mettiamo quelli che ci servono delle skill, dall'altra tutti gli altri. Dai, cazzo. Oddio, minchia, sono già stanco alle 15, che palle. Beh, sì, far tanta roba con le stats così. Sì. Sì, Andrea. Allora, a quanto pare ci sono. Vabbè, ci sono anche delle cose extra qui che si possono fare. Però metterei solo quelli delle skill principali. A parte che questi sono dei paper. Io metterei i magazine da una parte e i libri da un'altra, intanto. Per cui i magazine ci metterei tutti i giornali e i libri inutili. No, sì, io ho diviso le cose che danno skill points e quelle che non danno skill points, semplicemente. Qua metto il non perishable e il beverage. Ciao Cla, grazie per i 27, piccolo. Oxicodone. Allora, un po' i tools li sto mettendo qua, nel cosino.
Finisco di leggermi il libro, così mi riposo un attimo intanto. Alla TV, sono le 16, bro. No, sono alle 18, alle 18. Sto prendendo un colpo. Ci vorrebbe anche un posto tipo immondizia varia. Ma io non mi fermerei molto qua, sinceramente, sai. Crei qualcosa di più stabile. Ma direttamente all'inizio. Ma un giro dal cercare una macchina nuova, un po' così, ci può stare. Perché c'è una sigaretta singola? Neanche io ne ho trovato uno in uno zombie. Unpack. Allora, ti do la proposta che l'ha fatta anche uno prima in chat. Se tu apri la mappa, in fondo a West Point c'è Storage Loot, Large Warehouse, Burgers e un Fossoil. Secondo me lì potrebbe essere top. Aspetta, che sono un po' nella fase di... riordino. Lo storage loot è buono perché ha già la cosa, la recinzione. Ah sì, dove ho fatto la base in precedenza, credo. E lì è buono anche perché praticamente sei allo svincolo, che se vai verso il basso vai verso Louisville e se invece vai verso l'alto vai verso Moldro. Ok. Ah, mi dicevi? E in fondo a West Point c'è uno storage loot con una warehouse di fianco. Ah, ok. In basso proprio. Sì. Vedi quei quattro cosi grigi? Sì, esatto. Sì, ok. Quella lì con quella lì a destra è la warehouse, lo storage loot. Quello dove hai fatto tu la run, ma riversando. Ok, e vuoi fare qua la base? Secondo me non sarebbe male. Ci sta, ma... Poi lì, più in sopra, abbiamo il fossoil di fianco, quindi... ci va anche bene. E cosa... Ok, ma io ho un tentativo di riempirci di benza... Andiamo lì al fossoil. Tanto c'è il fossoil davanti. Ma così abbiamo vorresti andare direttamente in là? Io andrei lì domani, però oggi siamo già un po' andati. Sì, anche perché diruvi adesso non... Io devo assolutamente segnarmi. Tra 40 minuti c'è la trasmissione. Quindi l'hai fatto tu? Ecco, questa cosa qua non la faccio, quindi... Il coso verde l'hai fatto tu? Sì. Una casetta c'è? Sì, c'è la casetta. Però è sempre introvabile quando la cerchi. Penultima riga. Puoi anche ingrandirli i simboli, eh? No, sono fatti apposta più piccoli, perché... Poi quando zoomi in fuori la mappa non li vedi. Li vedi piccolissimi. Vabbè, ma questo è più per segnare cosa ho fatto, cosa no, quindi... Grazie. Can I fucking drink? Sono già mezzo andato, guarda. Da 10 minuti c'era un TV, quindi io mi piazzo già davanti.
Dove cazzo ho lasciato così? Ah. Accesa sulla trasmissione giusta? Yes. Ma tu un tune in fallo sempre, se no non sa mai. Un tune in. Un tune in. Sempre cosa. Che cazzo stiamo guardando? Time to farm. Ah, farm. Ok. Oh, sarebbe otto. Farming siamo entrando. No, tu sei un po' più portato. Cioè, no? Sì, io ho il boost. Non so perché c'è questa cazzo di sigaretta da sola. E non posso sfumarla neanche. Come no? Fai il tasto destro? Non Where? Ah, è un clothing per avere tipo sempre la sigaretta in mano. Fuck it. È finito. Finito. Sono le 18:40. Allora, devo fumare sta cazzo qua. Qui. Let's go. Se riesci a lasciarmi un po' di sigarette, non ti dico di no. Io non ne ho. Non so come dividerle, sai? Buttare per terra e poi fai take, prendi metà. Oh Gesù. Sì. Ah sì, così potevo fare, certo. No, ma proprio se ci premi il tasto adesso su tutte ti fa take, grab, bene. Alpha. Mi ho lasciato... ti ho lasciato tutte le sigarette per terra. Sì. Allora, per cena cucini qualcosa tu? Yes. Finisco il libro. Io faccio un pelo di foraging. Tanto qui dovrebbe essere circa safe. Perché coi branches. Non mi ricordo più come cazzo è, però. Foraging dove mi chiamo? Ah, però piove e. No, farà cagare. No, non penso. Cambia. Weather effect meno 20%. Sì, cambia. Ah, ecco. Ma non lo sapevo. Sì, questo gioco è assurdo. Puoi giocarci 8 miliardi di ore, ma scoprirei sempre robe nuove. Anche perché poi lo cambiano. Ho trovato una forchetta. Non so come sia possibile. Ah, non voglio assolutamente fightare nessuno, quindi me la giro un po' qua. Questo serve perché puoi trovare legno, puoi trovare... Ah, tu avevi una plank. Devi anche roba da mangiare. Puoi trovare funghi. Sai che non mi ricordo nemmeno, mi sa che non l'ho nemmeno presa su. Era il negozio. Io non so se... Oh, ecco, tipo, ho trovato dei... Vedi che ho trovato dei legnetti? 3 twigs. Il problema è che per... Questo ti aumenta il foraging in generale. Poi puoi trovare anche item generici, puoi trovare...
Quando ti muovi puoi metterlo se non sei di fretta. Adesso che ho sti twigs, voglio capire se posso col craft helper posso fare niente, posso fare un cazzo per fare una spear. Crafted spear. Craft spear o tree branch o plank. Il kitchen knife ce l'avrei, ma mi servono questi. Niente, quindi bisogna trovare un'ascia. Quasi, quasi. Stiamo lavorando. Stai cucinando? Yes. Allora io mi siedo e ecco. Ah, non può. Ah, sì, tu, bro. Un po' di lettura. Ciao, Jmunt! Ah, no, minchia, ora deve... Aspetta. Ah, minchia, sta bruciando. Te ne lascio sempre metà dentro il frigo, eh? Thank you. Allora, io garbage bag. So dove cazzo mettere la roba. A mezzanotte si va a dormire, perché domani è la giornataccia, quindi fai quello che ti pare. Anche prima, se vuoi. Bah, io sono stanco morto. Anch'io sono di sonno. Magari moddato, no? Evili moddato. Sì, è vero, per le lance potremmo fare quello. Perché secondo me domani, bro, andiamo in là con la macchina e sarà tosta. Poi non abbiamo neanche tanta benzina. Cioè avere un'arma... Ok che quelle si smontano, ma se ce l'abbiamo due o tre siamo a posto, secondo me. Sì. Cioè io con lo screwdriver me lo metto nel culo, sinceramente. Poi ho questo qua che è Realistic Weapon Durability, quindi forse pure un po' cambiato, non lo so. Allora, facciamo così, alle 20... Oh, devo dire che mi manca un po' la possibilità di speedare il gioco. Era abbastanza comodo per la lettura. Ti abitui. Sì, era comodo, ma no. Dopo un po' non c'è neanche caso. Chat, possiamo fare del just chatting in queste fasi qua di lettura, mentre il nostro personaggio si skillas. È vero, tu che hai carpenteria già un po' skillata, potresti disassemblare due sedie. C'ho un martello, quindi dovrebbe bastarmi, no? Sì. Ho anche la sega. Io ce l'ho. La sega. C'ho la sega, io ce l'ho. No, la sega è per quelli più grossi. Che ci racconti? Ma te lo dice. Oh. Io... martello e sega, entrambi. Anch'io mi ricordo di sì.
Vai, vai su disassembla. In fondo. So. Ok. E ci sta. Realistico. E non so se avete visto la questione, poi ne riparleremo con calma nel weekend. La questione dei... Poi dobbiamo ancora caricare anche la macchina. Forse non caricherei tutto, andrei a fare una perlustra e poi in caso torniamo. Sì, carichiamo l'essenziale, esatto. Tanto finché c'è l'elettricità, il cibo possiamo lasciarlo qua, per dirti. Lì no, è ma buono... non caricherei proprio un cazzo. Cioè andrei a vedere com'è, cambiamo macchina, sta, perché quella è una merda. Ci sta. E poi torniamo in qua con un camion magari, o quello che è. Io con un camion e tu con una macchina, insomma. Tanto la storage roots dovremmo trovare anche tanti, alcuni... i cosi, i generatori. Allora. Serve la sega? Io ce l'ho, Io ne avevo trovata una, quindi forse ce l'ho ancora anch'io. Ah sì, poi volevo testare questa cosa delle casse che... Stavo dicendo... dopo che c'è il prossimo libro, vi dico... Sto cazzo di sigarette. Non avevamo da leggere. No, domani alle 6. No, non terminare. Dai, il prossimo. No, del kids. Kids. Coso. Dei walk. Cosi. Non riesco a pensarci, chat. Non lo faccio apposta. Ecco, mi sono dimenticato cosa devo fare. Ah, devo mangiare la roba che c'è nel forno. Figo. Ma lo mangio freddo? Ma sì, basta che sia cotto. Hai fatto una zuppettina. Sono broker nel zuffettino, bro. Poi smonto due sedie e si va a dormire. E si va? A letto. Ah, allora, mi serve prima di tutto la cazzo di sega. Poi... Chance 57%. Sì, che poi quando c'è al 10 puoi smontare tutto perfetto e ricostruire. Minchia, pure questo non posso speedarlo. Che palle. Poi nella notte. Prima poi sta casa non ha nemmeno gli interruttori, minchia. Oh, ho trovato un plank. Allora, in teoria adesso qua, tasto destro, craft, cazzo, make, create spear. Con un plank, quante spear mi fai, capo? Una. Ma poi è ultra buio. Senti, io vado a dormire, vediamo domani. Tanto uno guida la macchina, quindi non è così importante. Sì. Cazzo, vai. Una volta letti tutti i libri avete finito il gioco. Esatto. Non credo che funzioni così, però. Non è il letto matrimoniale. La sveglia, mi ci sveglia, quindi non perdiamo cucina.
Peccato non aver trovato il libro di cucina. Sudare brande. Ah, ma ecco perché forse tu non ti riposi abbastanza, perché dormi ste merde. Non è un letto buono questo. Sì, sì, ma io mi riposo abbastanza, però. Aspetta che... C'è qualcuno? Sì. Fuck! Dove? Ah sì, ma guardiamo. Mi sa che è qua fuori. Forse la TV che ha chiamato, sì. Vabbè, cazzi suoi. Allora, dicevo, chat, mentre ci guardiamo questa trasmissione, avete visto il grande dramma che sta accadendo nelle Americhe relativo alla Baby Inc., che è questa azienda di consulenza che a quanto pare fa appunto consulenza alle aziende che producono videogames per rendere i videogame più inclusivi, che di per sé non sarebbe una cosa problematica, no? Peccato che tutti i giochi a cui abbiamo lavorato siano stati recensiti orribilmente, questo prima che si sapesse dell'esistenza di questa azienda, perché c'hanno della trama modificata, oppure delle robe che fanno cagare, e poi c'è della trama che non ha senso. E poi la cosa pazzesca è che quando un tizio ha fatto una lista curatore su Steam, non è USA drama, questo è più cultural drama, abbastanza diffuso, e al prossimo libro. Oh cazzo! No, bro! Quanti aiuto. Sono? Ah, sono due. Un bel po'. Fuori ce ne sono ancora, eh. Gentilissimi. Sono entrati. Oh. Da dove cazzo vengono? Questo viveva con noi. Un inquilino. Ah merda, mi si è spaccato lo screw. O l'ho lasciato nel tipo, mi sa. Bello questo. Spinto per terra. Jesus. Minchia, che paura. Oh, another map, almeno. Che ne abbiamo attirati nella notte. Do not go here, Megan is here, some priest is one of them, didn't know. Ah, dove vogliamo andare noi? Perfetto. Ecco. Be brave, I love you. Qua vicino però c'è qualcosa di interessante, eh? In due case sopra qua. Sì, però noi vogliamo... No, te la lascio, te la leggi, eh? Te la guardo per te. Ma adesso ce l'ho segnato sulla mia? No. Quindi... Però la casa è qua vicino. Me la sono fottuta io. Ah, ecco dove mi sono. Be brave here, I love you. Do not go here. Megan is here someplace, she's one of them. Vabbè, chi sti cazzi di quello. Però questa casa qua marcata possiamo andarcela a fare, sì. Sì, qua vicino. E andiamocela a fare in caso ci spostiamo domani. Se siamo poi troppo stanchi. Allora, fammi prendere la mia fidata Spear. E prendere una bottiglia. Chissà quanto durerà. Sono curioso.
Allora, la casa in questione. Tipo questa. Questa. Questa o questa? Chat. No, a me sembra quella un po' più su, no? Riguarda un attimo. C'hai tu, mi sa. Poi è ancora qua. Ce l'ho io. Allora, noi siamo... Quella viola, la scuola è quella viola. Ah no, è la di là. Ah sì, è un po' più su... Ho sbagliato lato, ok. Ok. Quindi è di là la seconda. Perciò... Be brave, però immagino ci sia gente, eh. Quindi è tipo questa o... Ah, qua vicino, non è tanto distante. Una di queste due, cioè. Sì, esatto, la seconda proprio. Intanto c'ho Jacques Dalleux che mi sta mandando dei video di razzi che sta lanciando. Non so che cazzo fa quell'uomo nella vita. Perfetto. Ah sì, infatti è mezzo barricata sta casa. Ah, quindi è una casa buona, eh. Però, sì, beh, ma c'è una solo la porta che è barricata. Qua c'è un dottorissimo. In realtà, sono un coglione. Vedete, il bello di questo è che può one-shottare. Purtroppo si consuma molto in fretta. Però, one-shot. Che cazzo è successo qui? L'antica tecnica di farli uscire dalla finestra e one shotarmi. Questi sono quelli che erano agli UFO. Poi l'AT. Ah, ma era uno di quelli tipo... Ci stanno tracciando. Sì, certo. Oh, carpentry? Godo! Oh, duffel bag, piena di... con un fucile. Mechanics. Bello. Tolkien ce lo prendiamo, dai. Che cazzo è sto rumore? Io che ricarico. C'è una duffel bag qua, se vuoi. Sì, tutta la vita. Quindi se io questo lo metto tipo per terra, posso buttarlo e mettere tutto in duffel. Godo! Il Vision Pro non c'è, no. Chissà, ma mangio così. E mi bevo anche l'orange soda, così c'ho una bottiglietta libera. Cazzo, è finito. Oh madonna, quanta roba c'è qui. Oh, occhio. Che hai fatto? Ah boh, ti ho visto cadere. Infatti stai sanguinando, eh. Ma perché hai messo che ci sono le hitbox, bro? Ho capito, mi hai spinto. Ma bro, ma... Mi hai spinto, cazzo. Ma bro, ma ero qua prima di te. Capito, mi hai fatto cadere. Allora, innanzitutto c'è... Il cazzo di... Mi è caduta pure la spia. Mi è caduta la roba mia. Mi è caduto il cappello che mi si vede tutto il buco nella testa. Ti sei fatta la mezza pelata. E certo. E c'è un motivo perché c'ho la fedora. Il scalpello. Poi tra l'altro sono pure tutto marcio. Fammi lavare, ma... ragazzi, l'età è così, eh. Allora, cosa... Cioè, spear, cazzo, durano veramente niente. Però sono anche abbastanza facili da riprodurre. E poi credo che aumentando il maintenance durino di più. Però non so come livellarlo. Vieni, bro, ti faccio un regalo. Per scusarmi. No, non ti avvicinare, merda. No, tieni, te lo lascio per terra.
Un altro cappello. Questo però è più carino, dai. No, Fedora, stai scherzando. È un bacio dat, non è male. Quello tipo da... clothing, non il maintenance so. In realtà lo livelli anche tipo farmando legno, furando le abbattendo c'è alberi tipo. Ok. Facciamo comunque c'era un sacco di roba qua. Ho due zombie fuori, bro. Ah, due? Cinque tipo. Io ne ho visti due. Il canned stuff non mi sembra il caso di portarmelo. No, no. Non è male questa tecnica, che uno se li prende e l'altro va da dietro. Guarda. Perfetto. In tal caso lo screwdriver funziona pure. Basta, passa un attimo. Ah, non ti sei buggato. Ti vedo che continua a dare calci. No. Ok, quindi questa casa l'abbiamo fatta. Non è che ci fosse niente di eccezionale. No, però c'era sto fucile in realtà. Io farei anche ste casette, già che siamo qua, andiamo domani là, che dici? Ma secondo me ci riusciamo anche a andare oggi. Cioè, no, come perché vuoi? A mezzogiorno dobbiamo essere a una TV, importante. Vabbè, qua sono ricchi, mi sa che la TV c'hanno. Ma là no. Ma minchia, sei tu, Dio santo. Ma io mi sa che ti ho un po' desincato, però, perché ti vedo andare in giro tirando calci. Io sento una resa. No, non ci credo. Oh, libro di José Saramago, cazzo, me lo prendo. Sì. Famosissimo. Premio Nobel. Che fai? Rope and sono li prendi? Sono buoni questi. Cosa? Porca madonna! Davvero, ma io ti vedo bagatissimo. Vabbè, non c'era più un cazzo qua. Mm-hmm. Vado in quella sopra io, Ci siamo appena... Ah, ok. Io vado... No, quella sopra qua. Sopra. Ho sentito masticare. Eh? E ho sentito... Forse è io che uccido lo zombie. No. Oh cazzo. Bro. Via, fra. Via, via, via. Allarme nella mia casa. Qual è la tua? No, la mia. La tua, la tua. La mia. Se vuoi entrare in questa è safe. Aspetta, ti apro io, stai buono. Grazie. Poi tu spacchi tutto. Mezz'ora c'è la trasmissione, c'è una TV qua, sì. Qua c'è una leather jacket se vuoi, messa bene. Ce n'ho una, non male. Di giacchettino, però... Allora me la inculo, la terrò dopo... Per farmare i Raikkon. Foraging al 2, tailoring all'1, tailoring al 4. Quite good. Ok, mancano 20 minuti. Ciao Erebor, tutto bene. Questa lascia. Avevo un po' di appetito, quindi se ci fosse un... del latte, sì, dai. Andiamo. Ma magari ti cucino qualcosa al volo.
Si può bollire l'aragosta? Si può bollire l'aragosta. Se la trovi, sicuramente sì. Ah, c'era anche del coso. Ma questo va tagliato. Poi, piccola voglia di sigaretta. Metto congelato. C'è la TV, bro. Sì, sì, sì. 15 minuti. L'ho già accesa, già su pronta. Ah, nel marsupio ce l'ho. Ah, bravo, sì. Bravo. Sì, possiamo sterilizzare le bende. In realtà io ne avevo una. È sporca già. Sì. Le bende le possiamo sterilizzare con l'acqua calda, con le pentole piene chiaro, d'acqua. Chiaro. Continua il discorso. Sì. E allora, praticamente, questo... questa agenzia, no? Si occupava di... cioè, si occupa tuttora. E c'è un tizio che ha messo su una lista curator su Steam. E... questa lista... No, rispondevo a Gigi. Questa lista praticamente contiene tutti i giochi che questi qua hanno denunciato, hanno detto essere aver lavorato, no? Ora, il problema qual è? Che questi tizi, questo Baby Inc., uno dei lavoratori di Baby Inc., è andato su Twitter e ha detto: guardate, ci hanno fatto la lista di curator list per come allerta, no? E quindi ha suggerito di andare a bomb segnalare il tipo e anche farlo bannare. Quindi ben poco inclusivo. Se loro facessero un lavoro di cui sono fieri, non si lamenterebbe su detta tipa del fatto che c'è una curator list, no? Alla fine la curator list serve soltanto per fare... per permettere alla gente di fare una scelta informata, di dire, beh... questa cosa che sto facendo e questo gioco che sto comprando, la gente ci ha lavorato, non ci ha lavorato. Tutto qua. E quindi, insomma, un comportamento un po' così così, diciamolo pure. Ma il libro vale, cioè se tu leggi un po' di pagine ti dà un po' di boost? Sì. Ok. Sì, 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 vedi il multiplayer a 8, se tipo leggi metà e te lo dà a 4. Ecco, è finito, a me servirebbe carpenteria. Non abbiamo a casa carpenteria, vero? Carpenteria 1 non lo so. No, il 2, il 2. Il 2 ce l'ho addosso io, l'ho appena finito, però. Ah, ok, allora serve a me. Te lo do, te lo metto sul pavimento. Non mi so finire il SIG. No, io ho il campetteria al 3. Ah, ok. Comunque a casa c'è il 2, credo. Ok. Cos'altro volevo fare? Ah, senti, mi smonto due sedie qua, va? Mm-hmm. Io vado a vedere la casa lì. Sono tra l'anno. Cioè... come fai a essere già al 7? C'avevo le skill apposite. Vedi, ti diceva era inutile mettere 100. Cioè, saresti già al 10, praticamente. Okay. Madonna, ma ce ne sono un botto, bro. Altro che smontare, fra. Un botto di cosa? Di zombie? Certo, gli allarmi sono terribilanti. Bro! Occhio, bro. Te l'ho detto, fra. Ma, Cristo! Ma te l'ho detto! Capito, ma io ho capito fossi andato in là. Ma stavano arrivando tutti da me. Adesso stanno andando tutti verso casa, no! Bro! Mi hanno morso. Come ti hanno morso? Ma tu sei pazzo! Scratched, ok, meno male.
Ma io ti sto ammazzando col ferro. Allora, qua doveva migliorare la comunicazione, perché... Cioè, mi devi dire, fuori da casa è pieno, non vado lassù e poi è pieno. Credevo che fosse pieno lassù. Era appena uscito, pensavo. Che cazzo ne so io? Comunque, se la situazione è di allerta, è di allerta. Quindi, mo' dobbiamo stare attenti a non portarcela a casa. Vabbè, ma ho un botto di munizioni qua. Faccio fuori tutti. Ma gli stai sparando? Copio. Cioè, io sono con la spear di legno. Spear di legno che mi si spaccherà dopo questo tizio. Una forchetta. No, i graffi li abbiamo solo morso al 100%. Ma ce l'hai silenzio? C'è uno dietro, vieni qua. C'è uno qua. Ma non Questo... capisco perché. Oh, ok. Non capisco se si è silenziato o no, perché non sento rumore quando si No, parla. io... Ah sì, è strano. Ok, ce ne sono due qui. Aspetta, non ha molta portata, purtroppo. È già da qua. Sono dei proiettili per... Ah, no, ok. Sono quelli che lasci tu. Allora, innanzitutto quando esci perché mi dà quizzi? Perché avere tanti zombie attorno morti ti dà nausea. Allora, ho bisogno di nuovo di bandaggio pulito. Posso lavare direttamente qua, devo disinfettarli i bandaggi. Dovrei poter No, sono metterci. puliti, puoi mettere. Principio di Ma infezione. In teoria, dalle impostazioni del server ho messo che appunto non è... Ah, mi si è infettato questo. Mi si è oh, ti strappo qualche infettato... vestito. Il Tutto dritto. braccio. Quindi come si risolve l'infezione al braccio? Sì, infezione normale. Ah, niente, Aspetti. basta Che con... Esatto. cazzo ci faceva questo qua? Ah. C'è una pentola qua, eh? Allora, sì. Oh, Madonna, ancora gente. Anche per mangiare troppa merda, credo che ti possa venire Sì. mangiare il cioccolato. Ti tocca sperare? Ma no, penso che mi guarisca e basta, no? Sì, dopo un po' sparisce con la ferita. Qua ti ho messo 20 bende pulite, Sui cadaveri. Allora, ho sete, ho fame ancora nonostante il cioccolato. Ma poi non può essere la cosa dello zombie perché è successo troppo presto. Ci mette un po' 12 ore, mangio gelato. quindi, nonostante io abbia messo una benda normale, si può comunque infettare. Dobbiamo Sì, perché disinfettare. dovresti prima disinfettarla o mettere una benda sterilizzata. Ok, E comunque può infettarsi la ferita, non è detto che. disinfettante non l'abbiamo trovato da nessuna parte, vero? No, ancora no.
Puoi usare il profumo come disinfettante. Ah, ce l'ho a Cologna. Ah, allora anche quello. Beh, se lo metti su delle sheets, puoi disinfettare anche quelle. Ok, vado un attimo a sistemarmi, va, anche qua. Poi non so perché sono così. Forse il dolore. C'è uno zombie in casa, bro. Oh, ah, beh, per prima. Tana. C'ho una videocassetta di Carpentry che possiamo metterci quando vogliamo. Buono. E... molto buono, sì. In realtà conviene che la guardi prima tu, che così è il bonus, e poi la guardo io. Aspetta che devo gestire un attimo la questione... bende. Quindi mi piglio un... ti prendi la pentola vuota, la riempi d'acqua e la metti a scaldare. Forse la kettle va bene pure, no? Meglio la pentola perché ti dà più... più quantità. Poi ho sempre fatto con la pentola, cioè. Quindi queste le mettiamo a disinfettare. Poi c'ho ancora molto peso. Che un po' penso dipenda dal... porca tra, ci sono zombie pure qua, bro. Quanto sei distante da casa? Sono ancora lì, ma cercando di far fuori gli zombie. Pac-Man, grazie per il ride. Allora, questo qua non è infettato. Eccoci qua. Aspetta che c'ho uno zombie in casa. Dove cazzo è? Nel cesso? In questa camera? Ah, è entrato di qua, sì. È riuscito per via dalla porta. Cazzo! Ok, qua è fuori, però non capisco quello che hai spaccato la finestra, dov'è? Pac! Piccolo! Grazie per la sub. Non facciamo danni perché siamo stanchissimi.
Poi, per quanto riguarda invece questo Dirty Bandage, noi abbiamo della colonia, quindi cosa posso fare? Rimuovi bandaggio. Tasto destro, disinfetta colonia. Ah, non devo neanche mettermela addosso, basta che sia nei paraggi. Godo. È ancora infected, però. Oh mio Dio. E ci butti l'acqua? Ah, devi dargli tempo. Ok. Mi hai messo a scaldare l'acqua? Vabbè, Sì, tra l'altro ho lasciato il forno acceso, credo. ma se la pentola d'acqua dentro non c'è niente. Ok, ora clicca tasto Ah no, l'ho destro. fatto, ho già fatto. Cioè, l'ho già fatto un po', ma adesso ne faccio altri. Dovremmo sterilizzarle tutte. Sì. Tutto su un braccio, poi. Braccio completamente rovinato. Ok. Poi. Allora, continuo a volere una cazzo di spia, io. La TV! Dio bono! Oh cazzo! Chat. Ok. No! Vai, vai, accendi. Cos'era? Aiming, mi sa. L'abbiamo perso. Cazzi. Vabbè, tanto 18. Sai cosa facciamo? Riesci a metterti tu la sveglia delle 18? Perché io le altre due. Così almeno siamo a posto. Ma no, usiamo la chat, cazzo. Chat. Alle 6. Per quanti giorni c'è sta cosa la prima settimana? 10 giorni, tipo, sì. Sì, cadaveri dovremmo levarli. Sì, perché ti fanno diventare stomacato. Cosa che già sono. Un po' sono già guarito in realtà, però. Farei una bella serata di lettura io, Ci sta, ci sta. Io devo leggermi carpenteria e finire tailoring, quindi. Carpenteria ce l'ho migliorato. Infatti, ecco una bella plank che sappiamo già si trasformerà Sì, più che in. altro leggerei carpenteria per essere pronto alla prossima trasmissione. Ma allora io da quel punto di vista ce l'ho già praticamente al 7. E poi. Il libro l'ho Ottimo. letto tutto. I libri più sono alti, più ti danno moltiplicatore. Tipo l'ultimo libro ti dà per 16. Sì, ma ci metti anche più tempo a leggerlo, credo. Sì. A 300 e passa pagine, sì. Quindi, ma i bandaggi non posso sterilizzarmeli da qua. C'è ancora un po' di disinfezione, così in caso ce li ho. Puoi anche calare un'abilità se non la fai per un tot? Non penso, no. Cioè, sono praticamente certo di no. Ecco Poi dovresti cucinare qualcosa di serio di nuovo, eh. me. Yes. Poi.
di legge. Secondo me sti bendaggi qua poi li togliamo, sono a posto. Ti conviene, sai cosa? Gli dai un check prima di dormire, che non siano sporchi, e poi li togli dopo aver, dopo sono appena sveglio. Odo. Che cazzo mi ha livellato? Carpentry a farmi le spear? Può essere. Ok, Carpentrian 3, quindi siamo belli caldi per il prossimo libro, si gode. Tu hai tolto i cadaveri, bravo. Fumiamo una sigaretta dopo aver letto un po'. Crafter Spear ce l'abbiamo, Carpentry ok, lo caghiamo qua. Ce l'abbiamo Carpentry al 4? No. Ma ci sta, non è che potevamo averle tutti. Fishing al 2, livello 3-4, non lo possiamo usare. Metalwork, tailoring lo stai facendo tu, trapping niente. E farei, mi leggerei del metalwork. Senza libri è dura livellarla, eh. Ah, sì. Però c'è da dire che abbiamo la cassetta, quindi secondo me dopo che mi leggo tutto il libro e faccio la cassetta, almeno un livello me lo dà. E boh. Purtroppo non c'è il sesso gay, no. No. Il sesso. Finito. Ma no, perché non me li ha rimessi nel fanny pack? Vedi che a volte non li rimetto, non capisco. Buonasera, si torna sempre dove si sta bene. Appena bannato in altri canali e in Kmokas. No, randomized fellow, perché ti hanno bannato? Grazie. Grazie per il 17. Ci leggiamo un po' di metalwork. TV? No, non serve. Ci leggiamo un po' di metalworking. Ma sì, tu leggi dei libri, poi va sempre bene. Sei un personaggio scomodo che dice cose scomode. Ah, ecco, protection non siamo messi proprio al top, diciamo, per così dire. No, dovevamo trovare qualche pompiere. Ma io mi posso cambiare praticamente. A mezzanotte c'è pesca? Dite? Pesca non sarebbe male perché abbiamo solo il libro successivo. Abbiamo un sacco di, di volumi 2. Però nessun volume 1 purtroppo. Se non Electricity che io ho già fatto. E te, no, è vero, 12 M e pesca. Ah, aspetta, day 3. Ah, ma non è sempre. È solo il day 1. No, l'ultima trasmissione è il giorno 9, alle 6 di cooking. Come il giorno 9? Siamo al giorno 11, bro. No, possibile. 11.07. È luglio. No, però abbiamo iniziato al 9. Ah, ok, sì, sì. Adesso ci sono le statistiche di... 2 days... No, in frigo, cioè... la roba da mangiare. Cucci. Anche per bruciare. I bendaggi sono abbastanza a posto. Ci mangiamo una cosa e poi ci corichiamo.
Anche perché siamo distrutti dalla giornata. Oh merda, ho finito il libro. Ok. Notte buia, notte fonda. A Metal Work non sono letto. Io mangio il tuo prelibato cibo e me ne vado a dormire, generalone.